Io non ho apprezzato particolarmente la formula di comunicazione che è stata scelta dalla Protezione Civile e in questo caso d'intesa con il governo, ovviamente, perché ho l'impressione che questo bollettino serva a riempire di ansia le persone. A riempire di numeri che vanno invece letti, interpretati, compresi anche i giornali. I numeri vanno compresi e sono in grado di comprenderli gli epidemiologi, i medici scienziati in questo caso. Quindi è evidente che io sono aiutata e vengo assalita tutte le sere da telefonate o messaggi che mi arrivano di persone che mi chiedono aiuto nella lettura. Quindi ieri è stata la giornata di tornano a salire punti, 10 punti interrogativi. È ovvio che quest'ansia è anche un elemento che non fa bene. E che quindi fa parte di quello che noi chiamiamo salute, no? Bisognerebbe che si studiasse anche da parte del governo e quindi anche la Protezione Civile sentisse rapidamente l'ufficio comunicazione di Palazzo Chigi e anche ovviamente con il supporto del Ministero della Salute. Una formula diversa. Il dubbio che l'altro giorno, così io, lei sa che sono molto trasparente, qualche volta anche troppo franca nelle mie comunicazioni. L'altro giorno, quando è stato male Angelo Borrelli, che per fortuna è risultato negativo al tampone che gli è stato fatto perché era stato trovato con la febbre e in una situazione dove i nostri. Lì alla Protezione Civile c'erano più persone che risultavano contagiate, quindi il tampone che gli è stato fatto lui è risultato negativo, però è stato un momento in cui si è chiesto se provare a spiegare la formula, che appunto non stava migliore. C'è stata però da parte di tutti i media una specie di sollevazione, anche sui social, visto che sembrava che si volessero fare scomparire i numeri. Quindi occorrerà d'intesa, forse anche con l'ordine dei giornalisti, immaginare quale altra formula sia corretta. Penso però, e questo davvero mi sta a dirlo, che sul sito del Ministero della Salute, così come sui siti delle grandi e importanti istituzioni scientifiche, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, ci sono informazioni molto, sempre molto importanti e anche molto ben fatte. Ci sono le FAQ, quindi le risposte alle domande che le persone si fanno, ci sono istruzioni. Si è partiti faticosamente, ma mi pare anche da libro, in questo caso da giornalista, quindi con un minimo di sensibilità di più al tema, che le cose sono molto migliorate dal punto di vista della qualità anche della comunicazione.